Il dottor Sholam Oshoghbaimu si è arrabbiato dopo che è stato rivelato che il principe Andrej riceve ancora la protezione della polizia mentre Harry e Meghan restano senza, viene a seguito di rapporti che la sicurezza di Andrew sta costando ai contribuenti una sconvolgente 400.000 sterline all'anno. Il dottor Sholam ha twittato, la disgrazia del principe Andrew che riceve la sicurezza finanziata dalle tasse mentre il principe Harry combatte per avere una buona sicurezza per la sua famiglia nel Regno Unito è crudele e ingiustificato. Punto. Ha aggiunto che era inaccettabile che il duca di York, che era stato privato dei suoi titoli militari e dei suoi patrocini reali, continuasse ad avere la protezione di Scotland Yard. Il principe Harry è stato coinvolto in una lite con il Ministero dell'Interno per la decisione di privarlo della sicurezza mentre si trovava nel Regno Unito. L'esperto reale Omid Scobie ha affermato che il Royal and VIP Executive Committee, RAVEC, che comprende alti assistenti della famiglia reale ed ex funzionari del governo, non sembra avere una serie chiara di linee guida. Per chi può essere garantita la sicurezza nell'azienda? Ha aggiunto, se lo avessero fatto, sicuramente le sensibilità intorno al principe Andrej e le sue disposizioni sulla sicurezza sarebbero state sottoposte a un controllo immenso. Sebbene spogliata di tutti i patrocini reali e delle affiliazioni militari dopo la vergogna della sua stretta amicizia con un miliardario pedofilo e del pagamento di milioni per l'accusa di stupro Virginia Giuffre, la protezione di Scotland Yard di Andrew rimane un costo annuale incontrastato di circa $500.000 per il contribuente britannico. Il principe Andrej ha negato con veemenza le pretese mosse contro di lui dall'accusatrice Virginia Giuffre. All'inizio di quest'anno, il Ministero dell'Interno ha stabilito che il principe Harry e la sua famiglia non potevano avere la protezione della polizia nel Regno Unito, nonostante Harry avesse detto che l'avrebbe pagato lui stesso. Più recentemente, il duca ha vinto un'offerta per presentare un ricorso all'alta corte contro il Ministero dell'Interno dopo aver sostenuto che la famiglia reale non avrebbe dovuto essere coinvolta nella decisione. È stato rivelato che il principale aiutante della regina era nel comitato decisionale. Yeah.